Ciao a tutti, buongiorno ragazze. Oggi un video haul misto tra mercato e Tiger. Allora, iniziamo dalle cosine di Tiger. Allora, ho comprato delle cose per Halloween e delle cose, vabbè, poche cosine da Tiger, ma anche al mercato, però ho pensato di farvi il video perché sono delle cose carine. Allora, ho preso questi occhietti. Pagati 99 centesimi, vediamo lo scontrino. No, 1 euro, non 99 centesimi. 1 euro per metterli, io li lavo bene 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 e li metto nelle bibite che dopo vi faccio vedere. Cioè, tipo faccio la spremuta d'arancia, ci metto tutti questi dentro che galleggiano oppure nei vari succhi, insomma, che preparerò per la festicciola. Poi, sempre tema Halloween, da-da! Guardate quanto è carina. 3 euro, ragazze. Vediamo. No, vabbè. Oh, è troppo carina. Troppo, troppo. Mi va anche. Volendo ne posso prendere due, una a me e una a lei. È carina la velina. La streghetta. Vabbè. Per mia figlia, ovviamente, anche se ci penso, vabbè. Poi 3 euro quella. Poi ho preso questa ragnatela 1 euro e che voglio mettere sulla parete attrezzata lì proprio giusto la sera di Halloween. Poi ho preso i ragnetti che non li ho trovati dai cinesi, quindi li ho trovati lì a 1 euro, quindi il prezzo buono. Guardate quanti ragnetti sono, vediamo se c'è scritto. No, a 40 pezzi, quindi 1 euro, perché questi voglio fare le formine di ghiaccio. Le metto nelle formine dentro, le lavo prima bene 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 e poi dopo le metterò nelle formine di ghiaccio. Poi ho preso questi, come vi dicevo, per le bevande, per metterci gli occhi dentro. Vabbè, questi sono carini anche per i frullati, i frappè, i centrifugati, gli estratti, quindi viene carino. Fatto in questo modo, il classico bicchierone americano, insomma. E quindi li ho voluti prendere, sono 6, quindi io farò tipo un frullato di zucca, un estratto, abbiamo la centrifuga, un centrifugato di zucca, e tutto il resto lo metterò dentro e magari ci metterò il cubetto di ghiaccio col ragnetto oppure qualche altra cosa. Poi ho preso questi, che sono degli adesivi. Aspettate, li tolgo dalla bustina. Vedete, shampoo, condizione balsamo, la crema corpo, e sono da mettere vicino alle proprie set da viaggio, quelle bottigline trasparenti, in modo da non confondere i vari flaconcini, appunto, i vari flaconcini. E poi ci sono anche due foglietti con la scritta libera, in modo che voi possiate scrivere quello che contiene il contenitore. Questi pagati sempre 1 euro, quindi me li sono voluti prendere perché ho detto è carino, me li tengo in casa, che spesso mi è capitato di confondere cosa ci fosse dentro. E poi ho preso questo Snack Attack, guardate che carino, perché come sapete ho detto nel video sulla ricetta del rombo del pesce che ho iniziato la dieta, quindi ho degli snack da portarmi, tipo le noci, le cose. Quindi questo era carino perché è piccolino, lo metto in borsa, ci metto le noci dentro e lo porto dietro, quindi è molto molto comodo. Ce n'hanno anche più grandi, non c'è la stessa scritta. La prossima volta che vado lo comprerò. Questo ho pagato sempre 1 euro. E questi sono tutti gli acquisti di Tiger. Ora passiamo al mercato. Allora, ieri sono andato al mercato vicino al mio paese, stamattina sono andata al mercato del mio paese. Allora, ieri al mercato di questo paesino, in realtà io non c'ero mai stata, è molto molto grande. Sono andata di sfuggita perché mi trovavo in quella zona, poi vedendo, e quindi sono passata, ma è proprio enorme, quindi ci devo ritornare giovedì prossimo, perché lo devo vedere con calma. Però all'ingresso, appena entrata proprio nel mercato, c'era un signore che vendeva delle borse davvero belle, molto 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 belle, e io ho deciso di prenderne due perché, vabbè, abbiamo fatto la trattativa, perché le vendeva a 15 euro, però io ne volevo due perché mi piaceva una blu e una nera. Vabbè, c'erano anche altre molto molto carine, però ovviamente non potevo prendermi tutte, e quindi abbiamo deciso. Comunque alla fine due borse me le ha fatte 22 euro, quindi alla fine le ho pagate 11 euro.
ciascuna, che comunque non sono male. Allora, la prima borsa è questa, fatta in questo modo nera, il tasco è qui. Però la cosa molto molto carina, vabbè, simil Celine, è che vabbè, al bottone a pressione, vedete? Così. Dentro, vediamo se si vede, dentro ha una sacca, alla sacca, e poi a questi due lacci che voi, facendo il nodino, vabbè, ora lo faccio veloce, comunque in questo modo cambia anche la forma e diventa un secchiello, vedete? Quindi alla fine due borse in uno. Non mi ricordo se fosse Celine o un'altra marca famosa che ha fatto questo modello così. Non mi ricordo preciso. Non lo so se Celine o un'altra. Vabbè, comunque è carino perché avete due modelli in uno. Così, in questo modo. Vedete? Hanno anche le nappine. E in questo modo. E poi qua vedete anche qui il bottone, quindi potete utilizzare anche le tasche laterali belle profonde, in modo potete mettere qualcosa dentro, lo chiudete con il bottone a pressione, si chiama così, io lo chiamo in questo modo, bottone a pressione, e quindi siete tranquille. Quindi 11 euro è molto molto carina secondo me. Poi un'altra borsa che ho comprato è questa blu. Oh mamma, non si apre. Questa non ancora, ci devo togliere le cosine di plastica. È fatta in questo modo. Toglierò anche questo perché non mi piace che poi si veda. Anche da lì l'ho tolto. Già l'ho tolto perché ve le volevo far vedere senza tutte queste cartuscelle. Però, quindi questa medaglietta la togliamo. Vedete? E questa è la borsa. A mio avviso molto molto bella, un bel blu, dentro è fatta sempre con il bottone, ha una cerniera, ha questa la cerniera, e poi ha sempre la sacca che si può togliere, sì, anche di là si può togliere, ora vi faccio vedere, così si vede meglio, vedete, è bella capiente. Quindi potete utilizzarla sia in questo modo che in questo, e diventa bella profonda. Mi è piaciuta, 11 euro secondo me il prezzo è ottimo. Anche perché qui vedete ci sono questi due ganci, ma dentro c'è la bretella. No? Ah sì, vedete? Perché ci sono i ganci. Questo non lo sapevo, perché guardate dentro com'è fatta. Ha una cerniera. Poi da quest'altro lato altre taschine, quindi volendo con la bretella voi fate anche un'altra borsa, fate sia questa borsa in questo modo, che è molto carina, che poi potete metterli anche qui, perché anche qui c'è, però fare questa tracolla, essendo la borsa grande, viene una valigia, non viene una... Quindi è carina anche la tracollina, non l'avevo vista la tracolla, sono troppo contenta, due borse in uno. Che comoda, e poi quindi vi risulta la borsa di questo colore, color marroncino, non rende dalla, cioè non è questo marroncino così, è molto più carino dal vivo, e col blu, quindi è molto molto carina. Ok, questi sono stati gli acquisti di ieri, i due acquistini di ieri. Invece stamattina sono andata al mercato perché dovevo comprare delle olive, perché ho l'insalata di farro con le olive, poi magari faccio un video proprio sulla dieta se vi può interessare, ma non per dare, dare consigli, perché sono andata da un nutrizionista, da un dottore, ma proprio al limite per condividere, per farvi vedere proprio il regime alimentare, diciamo come è strutturata la dieta. Oh, scusate, era caduto il telefono. Ok, e ho comprato, camminando, ho comprato dei calzini. Allora, da-da! Vabbè, questo è proprio il Calzedonia o Antemis? No, Calzedonia. Calzedonia li fa. Vabbè, comunque li ho pagati un euro. Guardate che carini. Ma sono grigi. Grigi con il fiocchetto dietro. Vedete?
molto molto carini, un euro. Poi ho comprato queste con le perline, fatte in questo modo, un euro. Tutti un euro i calzini, aspettate che ce ne sono altri. Poi ho comprato questi fatti in questo modo. Mi ricordavano Parigi, non lo so perché c'è la rosa, il fiocchetto, la perlina, molto molto carini, molto bon ton. Poi quelli neri, giusto? No, questi blu, blu e neri, sono un po' daltonica, devo vederli meglio, me li devo far vedere da mio marito. E questi, comunque li ho comprati convinta che questi fossero neri e questi blu, però ora li vedo tutti e due blu, o al contrario, vabbè. E queste con le stelline, queste borchiette col nero, e poi le stelline fatte con i brillantini. E quindi questi pagati sempre un euro, più che buono. Vabbè, sono uscite le liquirizie perché ho comprato queste liquirizie per fare i ragnetti, poi vi farò vedere un altro video per Halloween, ho pagato un euro per queste liquirizie. E poi ho comprato dei reggiseni, ora vi voglio far vedere, al limite vi faccio vedere solo il modello, non ve li faccio proprio, anche se non c'è niente di male, vabbè, ma anche perché. Allora, ho comprato questo modello, vedete, fatto in questo modo. Vabbè, vi faccio vedere un semplice reggiseno, insomma. Vedete, però mi piaceva questo fatto che qua avevano, l'aveva fatto in questo modo, bianco, e uno nero. In verità non ho mai comprato i reggiseni al mercato, gli slip sì, i reggiseni no. Questo qua c'era l'offerta che uno lo pagavate 4 euro e 3 10 euro, quindi mi sono fatta tentare. E poi l'ho preso anche color carne, vedete, vabbè, semplicissimo, insomma. Anche quando vado in piscina, queste cose, quindi metto uno di questo. E poi l'ho preso, questo qua, vabbè, qua dice Laura Biagiotti. Non lo so, non credo sia originale, non lo so. Fatto in questo modo. Vedete? Vabbè, ve lo faccio vedere, tanto comunque. Però questo è senza ferretto. È fatto in questo modo. È tutto lavorato e c'è il merlettino. Vedete? E qua c'è la... come si chiama? La... vabbè, comunque non si vede perché è un controluce, comunque con la L e la B di Laura Biagiotti, ed è fatto in questo modo, quindi è un reggiseno molto molto semplice, nero. Quindi ho preso questi tre sperando che mi vadano, li devo misurare, altrimenti li vado a cambiare venerdì prossimo. E niente, questi sono tutti i miei acquisti. Ah, e poi ho comprato in offerta, aspettate che mi allungo perché sono a terra, cioè in offerta ci sono quelle quelle offerte che fanno tipo tre pacchi di merendine 5 euro, e quindi le ho presi. Ho preso questi senza latte e uova della misura 6 tortine per mia figlia per la scuola, con ciliegia e mirtillo. Ho preso questo, tre pacchi 5 euro. Poi ho preso i plum cake, gocce di cioccolato senza olio di palma, soffice e gustoso, meno 55% di grassi, 55% di grassi saturi. Ho preso questi. E poi ho preso questi flauti al latte, vabbè, sempre senza olio di palma. Quindi ho comprato questi tre pacchi 5 euro. Poi ho comprato, vabbè, della frutta che non vi faccio vedere perché non... però ho comprato clementine, limoni e queste cose così. E quindi era andata solo per le olive. E poi succede sempre così quando si va al mercato. Vabbè, e niente, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!